I palazzi di Via Lago di Borgiano non ci sono più, non c'è più il ferro di cavallo. La cosiddetta edilizia residenziale pubblica è composta da migliaia di appartamenti. Un numero su tutti sono 1.500 gli alloggi da tenere sotto controllo a Villa del Fuoco, tanto per dare contezza. I controlli sono costanti nelle case occupate abusivamente, dove noi abbiamo continuato a fare gli sfratti, sulla strada dove controlliamo coloro che in qualche modo delinquono o comunque svolgono attività illegali. Continuiamo con il monitoraggio della zona dei palazzi Clerico, per la quale ho emesso un'ordinanza proprio in questi giorni, che ha fatto seguito a un provvedimento emanato dall'ufficio, che prevedeva interventi specifici che sono stati indicati in quelle ordinanze, e anche su questo interverremo, noi non ci fermiamo. E questo è quanto presenta il primo cittadino Carlo Masci, che en passant giustifica anche 2 anni di incarico confermati al comandante della polizia locale Palestini, che ha sollevato polemiche al lavoro, tuona il sindaco, grazie ai risultati importanti raggiunti. La periferia di Pescara è una e i quartieri sono noti. Rancitelli, Fontanelle, Via Rigopiano, San Donato, Borgomarino e Zanni, con tutte le problematiche che li caratterizzano. Su ciò che è stato fatto, il parere pare però non sia unanime. Il focus di Pettinari questa mattina è stato su Fontanelle. Qui permane il problema di emergenza sicurezza, che è un caos generale, si continua a spacciare droga, ci sono famiglie intere che dedite al traffico delle sostanze stupefacenti, i cittadini sono messi veramente a rischio, non ce la fanno più a gestire queste situazioni, a subire anche a volte ritorsioni, non solo. E poi la manutenzione degli alloggi, c'è una disparità di trattamento, in alcuni alloggi sono stati fatti lavori sbagliati, in altri alloggi per risolvere il problema di umidità, di infiltrazione d'acqua, i lavori non sono stati fatti o sono stati fatti a metà, abbiamo un problema dietro Civico 48, dove c'è un grande cespuglio, un'area verde che non viene manutenuta dal comune, ci sono animali di ogni genere che entrano all'interno delle case, ci sono cespugli alti, umidità, tutto ciò che riguarda il degrado di questa zona.